Allora, caro mio, brutta storia questa qua, Sì, eh? brutta storia, vorremmo capire se adesso anche al di là del caso specifico, su cui chiaramente prima di emettere dei giudizi bisogna Ma no, io non faccio rifletterci nessun giudizio, molto, perché vabbè, non si è metto parlato nessun delle giudizio, io diverse ti dico. circostanze, diciamo, per cui dopo toccherà ai magistrati Esatto. far luce, logico, però sul materiale rotabile, sugli organici, qualche cosa sicuramente potete spiegarci, voi che siete più Io ti addentro. dico una sola cosa, ti dico, che i pendolari protestano ogni giorno e questo lo sai tu meglio di me. Ok? Certo. Vuol dire che il servizio non funziona, è inefficiente, va bene? Perché ci sono 25 comitati pendolari su 17 linee, quindi so come dire, peggio di così non può andare, sotto il profilo dell'efficienza del servizio. Oggi abbiamo scoperto che c'è anche un problema di sicurezza sulla rete lombarda. Drammaticamente scoperto che c'è un problema di sicurezza. Beh, diciamo che per il Io problema dei pendolari, scusami Dario, è una vita che seguo anch'io queste problematiche, c'è da decenni comunque, adesso senza no, voler difendere aspetta, una beh, no, parte politica momento, momento, piuttosto però a che l'altra. differenza di decenni fa, Sì? il volume delle risorse trasferite dallo Stato per le ferrovie è aumentato, eh. C'è una piccola differenza. Mentre, che so io, normalmente quando succedeva qualcosa, un guasto, un ritardo, un incidente, si diceva lo Stato spende troppo poco, questa volta non si può più dire. Lo Stato spende molto e i soldi non sappiamo dove vanno a finire, insomma. Nel senso che lo sappiamo, si sono comprate le ferrovie greche, si sono comprate una ferrovia in Inghilterra, un'altra azienda ferroviaria in Germania. Insomma, a me pare che se io sono le ferrovie dello Stato, devo soprattutto puntare sulla mia missione principale, che è soddisfare le esigenze dei passeggeri italiani, soprattutto dei pendolari italiani. Ma c'è anche una questione di organici, oltre alla questione dei Ma fondi i soldi nazionali. ci sono, gli organici c'è qualche carenza d'organico, come si chiama, tra gli operai di infrastrutture della rete. Però tu lo sai che alcune attività di manutentive vengono esternalizzate, quindi non so in che situazione sia. Comunque è colpevole, voglio dire, una gestione che per ammissione di RFI dice c'è stato un cedimento infrastrutturale. Capisci che per un sistema che è quello che si basa sull'infrastruttura, dire che c'è un cedimento strutturale, ci mi cambiano tutti i parametri. Certo, e questo mette in difficoltà anche per altri operatori, questi ed eventuali altri competitor che dovessero un domani servirsi anche della rete, perché chi è che viene a servirsi Esatto. Il di una problema è rete che che ha intanto queste lacune o che potrebbe avere queste lacune? i competitor sono molto distanti perché fino adesso in Lombardia abbiamo avuto sempre affidamenti diretti, per cui va avanti Trenord ancora per un sacco di tempo, per cui non c'è mica lo spettro competitivo, mentre in tutta Europa i servizi di trasporto ferroviario vanno molto meglio perché c'è stato un affidamento non diretto, insomma. Cosa mi sono spiegato? Certo. Cioè c'è stato un meccanismo di gara o un simile meccanismo di gara, ma questo in Germania, in Francia, in Svezia e tutti i paesi scandinavi, non sto parlando dell'Inghilterra, parlo del fatto che qua le cose non vanno bene, insomma. Ma in quel Non vanno punto, bene perché certo. qui è. In quel punto, scusa se interrompo, c'era già stato un episodio, però non Sì, si da capisce quell'anno mai lì, se. dall'anno scorso, sono passati 15, non so quante volte, perché passano ogni 15 giorni, sai quel carro diagnostico con tutto il sistema computerizzato che controlla la distanza dei binari, eccetera, eccetera. Per cui. Qualcuno dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza e dire Non lo so, verifichiamo chi deve ripeto, verificare, controlliamo i esiste ancora controllori, questo insomma. problema là dopo un anno, insomma, perché sono state fatte tanti interventi ai giunti, eccetera, eccetera. Il giunto che sai serve per dividere la circolazione elettrica del binario, perché c'è un circuito di binario
sul quale viene, diciamo così, monitorato l'andamento del treno. Dove si fa questo diciamo così, riduzione del binario che serve appunto per staccare la corrente da un binario all'altro. E così ogni volta che il treno sale sul nuovo binario e sui nuovi millimetri, ti spariscono i millimetri prima e tu lo vedi e lo controlli, insomma. Una cosa normalissima, però poi giunto lì e fatto andare fuori il carrello, e dopo un chilometro e mezzo, quando c'è stato il binario, lo scambio, allo scambio metà treno da da una parte e metà dall'altra. Ma in altri paesi, che tu sappia, è giunti il materiale rotabile è simile al nostro o sono migliori, ma sono peggiori? Tutto uguale al nostro, tutto uguale al nostro. Qualche caratteristica diversa, dai, il treno comunque era dai 30 ai 40 anni. Non so esattamente quando c'era, dai 30 dai 40, però insomma quel materiale rotabile lì è un materiale rotabile con questa anzianità di servizio, per cui insomma c'era qualcosa che non... Certo, ma la questione del pendolare poi è legata anche un po' al loro numero, perché RFI punta sempre sul trasporto veloce e non tanto sui pendolari, e per cui poteva essere ancora più drammatico. Già è drammatica la situazione, visto che viaggiano treni molto frequentati, e anche questo aspetto qua non so quanto sia legale, perché le persone dovrebbero stare sedute, non dovrebbero stare lì in piedi, no? Allora non c'è dubbio, anche sugli autobus, sì, ma certo, questo è un altro punto, però si dà per scontato che si possa stare in piedi proprio perché c'è un coefficiente di sicurezza ferroviaria che è molto elevato, tant'è vero che dopo l'aereo il secondo mezzo è il treno come sicurezza maggiore. Certo. Quindi insomma, certo. Eventuali accorgimenti, suggerimenti che volete dare, che potete dare a RFI? Che non si deve risparmiare un centesimo sulla sicurezza, assolutamente, bisogna anzi fare di più, deve essere ridondante il controllo. Meccanismi incrociati, aumentare le visite ai binari, queste cose qui sono fondamentali. Non comprare le ferrovie greche o le ferrovie, una ferrovia inglese o una società ferroviaria tedesca, insomma. I soldi che c'hai, usali lì, perché devi migliorare il servizio, adesso devi anche garantire la sicurezza. Certo, perché dopo poi al sud è ancora peggio, perché al sud siamo al sud è peggio, però siccome si tende a dire che il nord ha già fatto tutto, mentre invece il nord è solo meglio del sud, nord, la Lombardia, ma nel senso che è meno peggio del sud, ma rispetto a Zurigo, a Lione, a Parigi, a Francoforte, a Berlino, noi siamo indietro a Monaco, siamo indietro una vita, e non mi soddisfa a me essere meglio della Lucania, voglio dire. No, ma poi come fanno a controllare se le stazioni sono chiuse? Non ci sono dei controlli intermedi, non dico al nord, ma anche al sud, sono pochissime le stazioni aperte. Sono abbandonate, no, una situazione davvero dove ci sono pesanti interrogativi sulla gestione ferroviaria. Soprattutto anche per la vendita dei biglietti. Per una serie di altri servizi collaterali. È un casino, l'offerta commerciale è un casino proprio. No, hai ragione. Quindi allora ti dico, senti, stai nel tuo campo, Criseo, fai quello che sei capace di far tu, stai su Fairpress, non su Varese Press, non andarmi su, come si chiama, la TAS o l'agenzia di stampa francese, insomma, ognuno un telefono come te. Noi dobbiamo tenere in efficienza i nostri binari. In Lombardia sono 1800 chilometri, dobbiamo tenerli in efficienza e sicuri. Certo. Basta. Sì, il messaggio è quello: i soldi sono italiani e vanno investiti in Italia, insomma. Esattamente. Va bene, è tutto, grazie Giuseppe Criseo, ciao.